Zelensky ha smentito, ha minacciato querele, ha detto stavolta mi difenderò da chi vuole infangare il mio nome, ha detto che, facendo un chiaro riferimento al Movimento 5 Stelle, ha detto chiaramente che chi è in difficoltà per le falsità di Palermo o per i rifiuti di Roma non può pensare che basti attaccare su Arezzo per risolvere i propri problemi. Allo stesso tempo, da parte di Unicredit non ci sono state smentite, non ci sono stati commenti. E allora cerchiamo di capire perché si è acceso un dibattito molto grosso, con richieste di dimissioni della Boschi, insomma Di Maio, Di Battista hanno detto che questo è molto grave, dovrebbe dimettersi. È chiaro che parliamo ancora al momento di fantascienza, cioè nel senso ci stiamo basando su una testimonianza che viene data da Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere, che scrive questo all'interno di un libro. Non parliamo né di un'indagine, non parliamo appunto del lavoro degli inquirenti o altro. Allora iniziamo a cercare di capire. Non sarebbe neanche un reato, poi. No, infatti. Allora, non sarebbe neanche un reato, però sarebbe evidentemente un gravissimo conflitto di interesse. Esatto, un gravissimo conflitto di interessi, quindi non è detto che ci debba essere l'indagine della magistratura, francamente. Poi comunque, adesso, a prescindere dal fatto che De Bortoli è sicuramente un giornalista credibile, visto che è stato due volte direttore del maggiore quotidiano italiano, io francamente non capisco perché la Boschi se la prenda con il Movimento 5 Stelle e non con De Bortoli. Prenditela con De Bortoli, cioè è De Bortoli che ha scritto, e tra l'altro le opposizioni, perché di mezzo c'è anche Salvini, tutte le opposizioni hanno premesso: qualora ciò che scrive De Bortoli fosse vero, sarebbe opportuno che la Boschi si dimettesse o venisse dimessa, insomma poi dipende dai punti di vista. Quindi comunque prenditela con De Bortoli, che c'entrano le opposizioni? E poi nelle opposizioni perché solo il Movimento 5 Stelle? Vabbè, questa è l'integrazione, Enrico. Assolutamente. E allora sentiamo proprio, come rappresentante del Movimento 5 Stelle, Manlio Di Stefano, deputato alla Commissione Esteri. Buongiorno Di Stefano. Buongiorno e grazie per l'invito. Di nuovo. Avete già detto tutto, di fatto, nel senso che tutto e niente, perché in realtà non avendo il libro di De Bortoli non sappiamo su quale base dice questo. La situazione è molto chiara: noi non siamo stati, siamo dei politici e soprattutto dei cittadini, e quindi poi arrivare alla verità che coinvolge in questo caso per l'ennesima volta, tra l'altro. Chiedo scusa, le chiediamo se può andare in una zona dove possiamo sentirla meglio, perché è abbastanza disturbata la conversazione. Sì, qui prende un pochettino male. Adesso la sentiamo ora meglio. Ora dovrebbe andare meglio. Grazie. Avete colpito nel segno, perché noi non siamo magistrati, per quello ci pensa appunto la magistratura per le indagini. Noi siamo in questo momento dei cittadini e dei politici, e i cittadini cercano di avere la verità delle cose, specialmente per una questione che riguarderebbe per l'ennesima volta lo stesso ministro del precedente governo Renzi e dell'attuale governo Gentiloni, ovvero Maria Elena Boschi, la quale dava lei stessa un enorme peso a questo eventuale conflitto di interessi, perché nella mozione di sfiducia che presentammo noi stessi nel 2015, sempre sulla questione Banca Etruria, lei disse in aula: se fosse vero e qualcuno avesse la capacità di dimostrarmelo, io mi dimetterei istantaneamente. Quindi lei ammise che al di là del reato c'è una responsabilità politica che va ovviamente analizzata. E io metterei i puntini su alcune i per evitare che passi come una semplice butade tra il Movimento 5 Stelle e la Boschi. Qui sono coinvolti Ferruccio De Bortoli, che è 40 anni di carriera, uno dei più grandi giornalisti della storia italiana, l'allora amministratore delegato di Unicredit, quindi non l'ultimo che passa, Ghizzoni, e l'Unicredit stessa. Nessuno di questi tre attori coinvolti in questa vicenda ha smentito. Cioè Ghizzoni, ringraziando il cielo per lui, è vivo e vegeto, non ha detto nulla, non ha smentito nulla. E io credo che la Boschi, come dicevate voi prima, piuttosto che prendersela con noi o con le opposizioni in generale, dovrebbe dare delle risposte chiare, ripeto, perché lei stessa che nel 2015 disse che la questione era tanto importante da eventualmente dimettersi se fosse stata vera. E allora vorrei pure aggiungere che è lei stessa che ha detto che quando ci furono delle decisioni da prendere su Banca Etruria, lei uscì
dalla sala del Consiglio dei Ministri, no? È la cosa che questo è un elemento importante. Certo, la cosa che noi rispondiamo allora è che non conta nulla che tu esci dal Consiglio dei Ministri, però poi hai contatti costanti e diretti con i personaggi più importanti, diciamo, di quello che fu uno scandalo all'epoca e che purtroppo oggi ancora notiamo le conseguenze. Aggiungo però una cosa, perché sennò sembra sempre che ci sia una discontinuità che non c'è di fatto. Gentiloni cosa ne pensa di questa storia? Perché ok che la Boschi sotto il governo Renzi era il braccio destro del governo, nonché ministro per le riforme costituzionali, ma oggi è stata, nonostante avesse detto che appunto gli sarebbe dimessa, è sottosegretario del governo Gentiloni. Io che chiedo al nostro presidente del Consiglio Gentiloni, a meno che non si voglia macchiare l'immagine con un sottosegretario ancora coinvolto in cose di questo tipo, di dire qualcosa anche lui, perché sennò sembra che ci sia una discontinuità che in effetti non c'è assolutamente. Sentati Stefano, in realtà io non capisco, cioè non capisco l'accanimento, cioè lo capisco se non come appunto una strumentalizzazione ovviamente politica, no? Del PD contro il Movimento 5 Stelle, ma in realtà arrivano un po' da tutti le richieste di dimissioni, dalla Meloni che chiede le dimissioni di tutto il governo, addirittura a Salvini che vuole subito le dimissioni della Boschi, ma fino anche ai bersaniani che comunque non chiedono dimissioni ma chiedono di andare a riferire in aula. Allora, si capisce che c'è una forte credibilità nei confronti di Ferruccio De Bortoli da parte di tutti, non lo sta screditando nessuno. Ma certo, ma anche perché uno che scrive un libro che è la sua ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria, non credo che si inventi una stupidata, voglio dire, sarebbe da veramente la direttanti. No, è chiaro, però non capisco, sembra appunto un'inchiesta, un'indagine portata avanti da voi. Sembra un'inchiesta portata avanti, comunque vogliamo dire dalle opposizioni in generale. Invece in questo caso si tratta di un libero professionista, di un libero nel senso, immagino libero da legami con partiti. Io direi da tutti i punti di vista. Esatto, che scrive un suo libro, esce fuori tra l'altro dall'Huffington Post, quindi una testata estremamente vicina al PD. L'indiscrezione del contenuto di questo libro non è che arriva dal Fatto Quotidiano. Chiaro, e quindi chiaramente le persone vogliono sapere di più su questo, se permetti. Sì. Se permetti, guarda, allora scrive De Bortoli: l'allora ministra delle riforme nel 2015 non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciare perdere. Questo è il brano incriminato. Certo, per far capire meglio ai cittadini il passaggio in più per il quale ovviamente tutti siamo intorti parlando di conflitto di interessi è: quale cittadino avrebbe la capacità nel suo semplice ruolo da cittadino di andare a parlare con l'amministratore delegato di Unicredit? Lei ovviamente agisce in quanto ministro del governo, quindi è inutile che poi venga a dire che non ha conflitto di interessi nel caso della banca di suo padre. Ha provato la via più facile, che era l'acquisizione di un'altra banca privata, non ci sono riusciti perché evidentemente hanno fiutato che l'affare non conveniva, Ghizzoni in questo caso, e hanno agito poi direttamente in Consiglio dei Ministri con dei decreti governativi. E questo è quello che è probabilmente deve querelare De Bortoli. Appunto, il punto, infatti volevo rispondere a quell'argomento di prima, io ormai la prendo a ridere quasi, cioè qualunque cosa succeda in Italia, secondo il PD renziano, è colpa del Movimento 5 Stelle, e questo per noi politicamente va bene, vuol dire che hanno paura del futuro. Certo, questo qui questa è l'unica parte forse comprensibile di tutta questa, questa storia. Ma in questa storia la Boschi, come tutto il governo, uscisse da questa pantomima e rispondesse ai cittadini italiani. A me non interessa che di avere ragione come Movimento 5 Stelle, ecco, perché però questo governo è a capolinea già. Su questo di Stefano le chiedo, no? Chiedo a lei come potrei chiedere appunto a una Meloni o un Salvini o un Bersani qualsiasi. Allora, non costituendo reato, ma appunto essendo semplicemente un discorso di responsabilità politica, di etica politica e quindi di un palese in quel caso conflitto di interessi, perché la famiglia è toccata direttamente, insomma parliamo del padre. Certo.
E che era vicepresidente. Allora. Certo, ma qualsiasi interesse anche ci potesse essere, anche lì, semplicemente un interesse di stabilità economica del paese, dove interviene un ministro e dice compratevi voi banca quotata un'altra banca, insomma, è chiaro che quantomeno ci sarebbe qualcuno che potrebbe trovarlo inopportuno, ma certo. Non essendo reato, lei non è costretta a dover riferire assolutamente niente. Secondo punto, essendo la parola appunto di De Bortoli, se la possono risolvere loro tranquillamente con una causa civile, e in realtà lei non dovrebbe riferire assolutamente niente. Quindi perché vi aspettate non tanto la posizione bersaniana della Boschi che vada a riferire in aula, ma ancora di più le eventuali dimissioni? Beh, perché prima di noi, l'ha detto gente molto più importante di noi, il politico deve avere al primo posto, diciamo, nella sua etica la responsabilità politica, che va oltre quella giudiziaria. Cioè, se la tua immagine è così profondamente macchiata, perché non è questo il primo caso, c'è il caso anche della sotto il governo Renzi, quindi tutta l'escalation legata alle banche dove la Boschi era sempre coinvolta, però l'ha passata indenne, diciamo, l'ha superata indenne, al suo posto. No, le chiedo, nel senso, se io fossi la Boschi a livello di giustizia, però parliamo di responsabilità politica. Allora, certo, di Stefano, però è chiaro, io posso rispondere, chiedo scusa, poi le faccio fare il suo approfondimento. No, lei può essere la persona più rispettabile, no, con un pedigree etico incredibile. Lei un domani mi accusa di qualcosa e lo scrive in un libro. Io posso non solo querelarla, ma dire: questa è la sua parola contro la mia. Io non mi sento tenuto a dover riferire a nessuno. Cioè, dico, lei mi sta diffamando, sta dicendo una cosa che avrà la possibilità di dimostrarlo comunque. Ma chiaramente, certo, all'interno di una causa lo civile, scrive, all'interno lo di una scrive. Causa. Ma infatti io dico chiaramente, ci mancherebbe altro. Qui abbiamo, come dicevo prima, tre persone che potrebbero smentire, ovvero un'entità che è la banca Unicredit, che non l'ha fatto, Ghizzoni, che ripete vive e vegeto e non l'ha fatto, e De Bortoli stesso, che sotto un marasma di questo tipo potrebbe dire: signori, mi sono confuso, ho sbagliato, e non l'ho fatto nemmeno lui. Allora, o tutti e tre, e quindi non dobbiamo fidarci di nessuno di questi tre, e dobbiamo fidarci, quindi o tutti e tre mentono e quindi non dovremmo fidarci di loro, oppure mente la Boschi, che era la stessa che tra l'altro aveva detto che si doveva dimettere se perdeva il referendum costituzionale, e abbiamo ancora lì, quindi di fatto io mi tendo a fidarmi più dei primi tre. Però dico, è chiaro che se uno di questi tre dovesse smentire, o dovesse la Boschi denunciare e andare per diffamazione, e quindi vedere come va avanti poi il processo, e si dovesse appurare che si sono inventati tutto, ma ne saremmo i primi a chiedere scusa alla Boschi, voglio dire, questo è evidente. Però mi sembra molto molto strano, e poi l'esperienza mi fa tendere a dubitare più della Boschi che di loro, i tre entità, tre persone si mettono d'accordo per scrivere un libro dove accusano la Boschi ingiustamente. Non credo che c'è, con tutto quello che c'è da dire sulla Boschi e sul suo fallimentare operato di governo, non credo che ci sia da mettere in mezzo delle certo energie, però a questo dire. Punto sia voi che appunto Meloni o Salvini o gli altri che stanno cavalcando questo articolo, non sarebbe più il caso, è vero che avete premesso se dovessero dimostrarsi vere, ma certo, anche la necessità, è chiaro, di commentare, è vero che quella è la politica e quindi si entra nel gioco delle parti. Però in realtà ogni tanto un pizzico più di cautela, forse, cioè, se un domani c'è una causa civile e la perde la Boschi, a quel punto apriti cielo, cioè si può scatenare l'inferno. Tra 10 anni. Non possiamo pensare che la politica aspetti i tempi della giustizia non... quando c'è una responsabilità di un conflitto di interessi così ampio. Allora, in alternativa, ma cosa fare? Cioè, chiedete una cosa che non... berlusconiana. Io sono stato un anti-berlusconiano convinto, ma all'epoca di Berlusconi era la stessa cosa esatta. Quella è la politica, d'altronde. Se tu sei al potere hai una responsabilità di immagine politica che deve andare oltre la giustizia, altrimenti se aspettiamo i tempi della giustizia è finito il governo anche nel frattempo, e quindi è inutile pagare politicamente. Sì, ma poi ci sono delle cose che non sono giuridicamente rilevanti, ma lo sono politicamente. Esatto, cioè, esatto. C'è un conflitto di interessi, e purtroppo il discorso della legge sul conflitto di interessi riviene fuori. È chiaro. Cioè, queste robe qua, se ci fosse una legge seria
sul conflitto di interessi. Sì, la Boschi non potrebbe fare il ministro, non avrebbe potuto fare il ministro. Scusatemi se mi permetto di aggiungere che una legge sul conflitto di interessi, che se vi ricordate era l'argomento più importante delle opposizioni durante l'epoca berlusconiana, quando poi è andata al governo il PD non si è fatto nemmeno allora, non si è ancora fatta, perché evidentemente conviene a tutti. La storiella che raccontano è che vogliono mettere gli operai in Parlamento, ma guarda caso sono tutti figli di banchieri alla fine, quindi se qualcosa non mi torna in questa storia, lasciatemela dire così. Di Stefano, grazie. È chiaro che l'ultima parola ce la può soltanto avere un giudice in questo caso, cioè se sì, noi faremo una comunque mozione di sfiducia, dovrete comunque politicamente parlando noi faremo una mozione di sfiducia, ma basata su cosa? Cioè non può venire De Bortoli a riferire su in aula di conflitto di interesse. Su un'ipotesi. No, ma la mozione di sfiducia si fa sulla responsabilità politica, è un atto politico e verrà la Boschi a difendersi in aula, certo. Grazie mille, arrivederci. Grazie a voi, Di Stefano, grazie mille. Stefano, tu senti, invece. Enrico, prima di...